Le organizzazioni sindacali dei medici sono ai ferri corti con la Regione. Annunciata la sospensione delle relazioni sindacali, punto di rottura il doppio lavoro dei medici d'emergenza. Roberta Castellano. I medici che lavorano per il 118 sono disponibili a dare una mano nei pronto soccorso, ma soltanto quando sono liberi e per attività di primo intervento, non nelle pause tra le chiamate che richiedono la loro partenza con automedica. È il punto rivendicato dalle sigle dei medici di medicina generale che su questo hanno interrotto le relazioni sindacali con la Regione. In particolare il sindacato autonomo SNAMI parla di doppio lavoro. Prendere in carico un paziente che accede al pronto soccorso da parte di un medico che è in automedica e che quindi appena gli suona il cicalino, deve mollare lì tutto in pochi secondi lasciare lì. È una modalità che mette un disagio lavorativo importante e che ha indotto molti colleghi ad abbandonare il servizio pubblico. È una questione di sicurezza, insomma, ma anche di tariffe riconosciute ai medici dell'emergenza territoriale. Al centro della contesa, un documento della Direzione Generale Salute che spiega alle aziende sanitarie come applicare l'intesa siglata dalla Regione con i sindacati dei medici per tamponare la carenza di personale nei pronto soccorso. La federazione dei medici di medicina generale FIMG con il segretario generale Daniele Morini conta comunque di trovare con la regione una pronta soluzione e di risedersi a un tavolo insieme quanto prima. Stesso auspicio di Viale Aldomoro. Ci sono un paio di oggetti da contendere che sono le attività che i medici che sono in grattesa sull'ambulanza fanno a supporto e pronto soccorso e... La presenza anche di medici dipendenti sulle ambulanze, ma insomma abbiamo avviato l'interlocuzione e sono convinto che presto troveremo una soluzione.